Allora, buonasera a tutti, devo prendere le giuste distanze. Io sono Nicola Pedrazzi, sono redattore della rivista Il Mulino e siamo qui grazie alla società di lettura, in particolare grazie all'infaticabile Luisa Marchini, grazie al Comune, grazie all'Archiginnasio, ma soprattutto siamo qui chiamati a raccolta per commentare insieme l'ultimo in ordine cronologico. Perché sappiamo che altri sono in arrivo, ma l'ultimo libro di Gianfranco Pasquino, Libertà inutile, profilo ideologico dell'Italia repubblicana. Si tratta di un libro scritto, se capisco bene, in pandemia, quindi nel 2020, durante il lockdown, quello duro, e è uscito quest'anno per Uttet. Non mi dilungo a presentare Gianfranco Pasquino più di tanto, professore emerito di scienza politica all'Università di Bologna. Ma soprattutto, diciamo, non solo uno studioso che ha contribuito all'affermazione della scienza politica in Italia, ma anche politico attivo. Io sono andato a ripassare e il professor Pasquini è stato senatore per diverse legislature tra il 1983 e il 1996, eletto prima con la sinistra indipendente e poi con i progressisti. Anche questo tratto di biografia politica, poi possiamo anche. Io almeno ho cercato di rinvenirlo nel libro durante la lettura, anche perché appunto questo periodo di attività politica si svolge nel trapasso tra prima e seconda repubblica, ammesso che questa distinzione abbia senso. Anche su questo discuteremo, perché nelle conclusioni il professor Pasquino dice che siamo ancora nella prima repubblica e che la prima repubblica è l'unica repubblica che abbiamo. E ancora oggi il professore è attivissimo anche sul piano della comunicazione. Qui alla mia destra c'è la professoressa Donatella Campus che è esperta di comunicazione politica e in particolare al momento il professore sta collaborando con una nuova testata giornalistica che è il Domani No, il professor Pasquino. E mi capita, diciamo, quando parlo anche con ragazzi più giovani che si avvicinano alla politica, spesso magari senza troppo bagaglio rispetto a quello che ci pare da qui un'altra epoca ormai, cioè la Prima Repubblica, però il professor Pasquino ha un discreto seguito anche in fasce di pubblico molto più giovani, anche attraverso il suo profilo Twitter, che viene letto, seguito e commentato. Io stesso talvolta mi diverto a leggere Pasquino anche sotto quella luce. Ci troviamo a Bologna e quindi mi fa piacere ricordare, anche perché ne sono redattore, che il professor Pasquino ha diretto anche la rivista Il Mulino tra il 1980 e il 1983, e ovviamente anche la rivista italiana di scienza politica. Ma la cosa che è più rilevante ricordare oggi per leggere questo libro è che il professore è stato allievo di Norberto Bobbio e Giovanni Sartori. In particolare ricordiamo Norberto Bobbio perché questo libro si pone programmaticamente in continuità con il profilo ideologico del Novecento italiano che Bobbio pubblicò per Einaudi nel 1986. Quindi un'altra questione che metterei sul tavolo da subito è sul perché il professore ha sentito questo bisogno oggi di prolungare, diciamo, quello sforzo intellettuale sulla retta del tempo. Alla mia destra, Donatella Campus, politologa, dopo aver insegnato a Bologna, oggi ordinaria di scienza politica all'Università di Bergamo, si occupa da sempre di comunicazione politica, in particolare, correggimi se sbaglio, di campagne elettorali, propaganda, leadership e popolarizzazione della politica, oltre che appunto di leader celebrities e followers fan, quindi degli ultimi fenomeni collegati al consenso. E alla mia sinistra Gianni Cuperlo è stato anche lui deputato, anche lui parlamentare dal 2006 al 2018, durante tre legislature. È attualmente membro della direzione nazionale del Partito Democratico, di cui è stato presidente tra il 2013 e il 2014, dopo aver sfidato, lo ricordiamo perché ormai non è quasi più cronaca, inizia a diventare storia, Giuseppe Civati e Matteo Renzi nella corsa alla segreteria. No, ma presidente per 32 giorni e non un anno.
per te, sì. Infatti, sì, in contrasto con Matteo Renzi, si è dimesso dalla presidenza proprio sempre nel gennaio 2014, quindi è durato molto poco questa esperienza, corretto. Sempre a proposito di cesure tra Prima e Seconda Repubblica, una cosa interessante che non sapevo, beh, innanzitutto anche lei ha frequentato l'Università di Bologna laureandosi al DAMS, cosa che appunto non sapevo, ma ha guidato la transizione tra la Federazione Giovanile Comunista Italiana e la Sinistra Giovanile, a proposito appunto di trapasso Prima e Seconda Repubblica, quindi anche questo è un filo rosso di riflessione che ci possiamo portare dietro. Ho parlato anche troppo. Libertà inutile, un'espressione, un titolo forte, impegnativo, anche perché siamo abituati a immaginare la libertà come qualcosa da conquistare, insomma l'idea di averla e di non averla utilizzata bene è un'idea che oserei definire drammatica, ma questo libro non è un libro passatista, non è un libro melanconico, e su questo passerei immediatamente la parola a Donatella Campos. Grazie. Allora, voi tutti li avete spenti, quindi io sento un gran eco, però voi sentite bene? Sì, perché forse è il ritorno che abbiamo noi. Bene, buonasera, grazie innanzitutto agli organizzatori per questo invito in questa sala che sempre insomma commuove per la sua bellezza e anche per il valore simbolico che ha, e quindi è un piacere parlare di un libro colto in un luogo di cultura, perché questo è comunque un libro che è un libro di uno scienziato politico dove c'è molto sapere della scienza politica. Ora, Gianfranco Pasquino ha deciso di scriverlo in soluzione di continuità con il libro di Norberto Bobbio, come ci stava appunto raccontando Nicola Pedrazzi fin qui. Credo che Bobbio, io non l'ho letto, confesso, mi ha incuriosito, però forse andrò a recuperarlo, anche perché Bobbio è comunque sempre molto istruttivo. Penso che il taglio che hai dato tu comunque è un taglio di scienziato politico, non so se Bobbio l'avrebbe scritta questa ideale prosecuzione nello stesso modo, però è vero che c'è anche, come diceva appunto Nicola Pedrazzi, qualcos'altro, cioè c'è sicuramente anche dentro il testimone, quindi di tante cose che Gianfranco Pasquino racconta in questo libro c'è una testimonianza comunque diretta di persona che ha fatto politica e che comunque sempre di politica si è interessato anche fuori dalle istituzioni, quindi non è solo la fase diciamo istituzionale che ricordava poc'anzi Nicola, ma è tutta la tua vita, credo, insomma da un certo momento in poi tutta la tua vita è stata in qualche maniera segnata da questo impegno e anche da questa passione politica. Il libro è molto ricco, ora a beneficio del pubblico, se penso che sono io la prima a parlare, un mini riassunto lo faccio dicendo questo, andrebbe spiegato anche il titolo intanto per cominciare, però io questo lo lascio spiegare a te Gianfranco se sei d'accordo, perché credo che sia bello che lo racconti tu da dove viene fuori il titolo, tu ovviamente lo dici nel libro, perché appunto alle origini ci sono queste conversazioni con Norberto Bobbio, che è stato il tuo maestro, e devo dire che in accademia, anche fuori dall'accademia per la verità, però i rapporti tra maestro e allievo sono rapporti speciali, e soprattutto come nel caso tuo di Bobbio, quelli che, come dire, proseguono nel tempo sempre con un reciproco affetto, una reciproca serenità, sono appunto esperienze molto belle e speciali, quindi penso che sia giusto che lo racconti tu. Lo lascio raccontare a te. Però faccio un sunto, cioè questo è un libro che racconta occasioni mancate, posso dire così? Cioè racconta tante cose, però il core, diremmo in inglese, cioè il senso ultimo del libro è questa democrazia, che comunque è una democrazia assolutamente compiuta, sorretta da una Costituzione che ha anche molte virtù, poteva essere però migliorata, potrebbe essere però anche migliorata, e invece la storia appunto della Repubblica ci mostra anche diverse occasioni mancate, e quindi tu fai un bilancio sostanzialmente di tutto questo.
Io seleziono un paio di spunti, perché poi alla fine non è che possiamo parlare di tutto, cioè questo è proprio un libro davvero, ripeto, molto ricco. E credo che una delle tesi del libro sia sostanzialmente questa: un tempo c'erano le culture politiche e adesso, io non ho capito esattamente qual è il tuo, esattamente quello che pensi tu, cioè forse non è così importante poi nei fatti, ma lo è dal punto di vista definitorio. Io, come tu sai, sono sempre molto ossessionata dalle definizioni. Cioè, non ho capito bene se adesso la tua tesi è che non ce ne sono più di culture politiche, o quelle che ci sono sono deboli. Me lo spiegherai. Nel senso che forse un po' effettivamente mi piacerebbe che tu mi spiegassi meglio qual è il discrimine tra l'essere una cultura politica e non esserlo, cioè se come intuisco, mi sembra intuire, il tuo discrimine è il fatto che ci sia un ethos, è così? Me lo dirai. Comunque il punto è che un tempo c'erano delle culture politiche appunto solide, articolate, frutto di elaborazioni, e vabbè, le ricordiamo, comunque le due culture politiche che fanno capo, diciamo, ai due principali partiti, quindi la cattolica e una cultura di politica di sinistra che poi in realtà ha due diramazioni, quindi da un lato c'è la tradizione socialista e poi quella anche proprio comunista, e poi comunque un pensiero liberale che è sempre stato minoritario, però c'è sempre stato ed è stato anche influente, soprattutto in alcune tappe importanti. Quindi questo era diciamo lo scenario. A un certo punto lo scenario viene meno per una serie di ragioni che ben sappiamo, c'è stata anche di mezzo una cosa che si è chiamata Tangentopoli, un terremoto, partiti che entrano in crisi, che scompaiono. Dopo lo scenario è molto diverso, e allora io credo che il nesso vero su cui interrogarsi e è quale rapporto c'è oggi tra cultura politica e la costruzione del consenso. Serve ancora una cultura politica per costruire il consenso? E lì è molto illuminante, secondo me, quello che tu scrivi di Berlusconi, che io condivido in pieno. Berlusconi non ha bisogno di una cultura, cioè di dar vita a una cultura politica. Io non l'ho mai messa in questi termini, ma molti anni fa la misi in altri termini, osservando questo, che Berlusconi aveva avuto le opportunità per fare delle riforme, però poi alla fine forse non era così interessato a farle. E perché? Perché in realtà, cioè, non è che Berlusconi non aveva una piattaforma politica, perché è chiaro che Berlusconi ha offerto alle sue constituencies, chiamiamole così, cioè ai suoi elettori, appunto qualcosa, quindi cioè, c'era un'offerta politica di Forza Italia. Ma non c'era, sì, è vero, non c'era una vera cultura politica, non è stata elaborata una vera cultura politica perché non ce n'era bisogno. E quindi io su questo non ce n'era bisogno, insisto, perché Berlusconi ha usato la cultura popolare per costruire il consenso, questo è il punto. E non è che prima, non lo so, credo che, io continuo a chiamarla Prima e Seconda Repubblica, mi perdonerai, però ormai siamo entrati in questa logica e quindi dobbiamo discriminare il pre-90, inizio anni 90 e il post. Allora, prima la cultura popolare poteva essere, come dire, messa anche al servizio della cultura politica, no? Però non è che la sostituiva. Il punto vero è che nell'esperienza berlusconiana, che Berlusconi è il primo politico pop, diciamo così, e poi dopo ne verranno altri, c'è invece parzialmente una sostituzione, perché il consenso si costruisce, ok, su quell'offerta politica che io dicevo prima, ma anche molto sulla persona del leader, che viene veicolata attraverso comunque associazioni con la cultura, passatemi il termine, nazional popolare, perché Berlusconi non è il miliardario che sta... il milionario perché, che sta appunto così in una torre burnea, è in realtà sì, certo, un uomo ricco di successo che però dimostra di avere le stesse passioni, diciamo, dell'italiano medio. Quindi è uno di noi, e questo è il leitmotiv di tanti altri leader che sono venuti dopo. Allora, io quello che sono molto interessata a capire è se la cultura popolare appunto può sostituire la cultura politica, e se questa può essere anche una via, diciamo, non necessariamente praticabile solo da partiti personali, ma eventualmente anche da altre forme.
Detto questo, credo che, ok, ci sono attori politici che riescono sicuramente a far meno della cultura politica. Domanda: tutti gli attori politici possono? Quindi io questa domanda la lascio lievitare e poi lascio a te, ma lascio anche a Gianni Cooperlo la risposta, se la sinistra possa permettersi di fare a meno della cultura politica nella costruzione del consenso. Però secondo me il cuore, insomma, un po' di tutto quanto, almeno per come lo leggo io, è proprio questo, cioè la cultura politica, ok, non c'è più, oppure si è indebolita, non è più elaborata come un tempo, ma qual è il nesso tra cultura politica e la costruzione del consenso? Qual è ancora questo nesso? Poi, quanto tempo ho? L'altro spunto che vorrei così lanciare più brevemente è quello che a un certo punto trapela, che in alcune pagine del tuo libro, cioè, ovvero in cosa la pandemia in qualche maniera, cioè come la pandemia interviene in questo scenario e se possa costituire un po' il punto di svolta. Allora, io devo dire che leggendo queste pagine a me è venuta in mente una cosa che è assolutamente un'associazione libera, però la voglio fare lo stesso perché siamo qua in questo luogo, abbiamo parlato di Bobbio, abbiamo parlato di te, mi pare quasi naturale citare Nicola Matteucci. In un libro che lui mi fece leggere tanti anni fa, che era La ricerca dell'ordine politico, dove c'erano vari medaglioni di vari autori e alla fine si diceva questo, che la risposta che tutti davano era la risposta al problema del tempo, cioè quindi l'importanza della contingenza, cioè le idee sì certo hanno anche una loro universalità, però c'è la contingenza anche, quindi forse la pandemia ha posto una contingenza inaspettata ed è comunque una sfida che ancora è in corso. Tu suggerisci che forse questa situazione ha cambiato un po' di cose, per esempio in fondo mostrando anche la debolezza del sovranismo, che è cultura politica debole o non debole in ascesa fino a quel momento. Quindi secondo me questo è un altro spunto interessante, a cui penso nessuno possa dare una risposta, però forse potrebbe essere questa anche l'occasione per ripensare al tema della cultura politica e in generale comunque al tema che tu sollevi, cioè quindi questo profilo ideologico dell'Italia di oggi in altri termini e con un'altra prospettiva. Io mi fermo qui anche perché credo di aver esaurito il tempo. Grazie. Grazie mille, grazie Donatella Campus. Ma a questo punto io girerei direttamente le domande a Gianni Cooperlo, cioè può esistere un consenso senza cultura politica dietro? La sinistra dello schieramento politico può permettersi un vuoto di cultura politica? E la pandemia ci ha obbligato a, diciamo, un ritorno alle forme e ai limiti della Costituzione, però depotenziando forse quella che era stata anche la domanda del Demos nel 2018? Ma io tendo a credere che possa esserci consenso senza una cultura politica, tendo altrettanto a credere che difficilmente possa esserci una politica senza una cultura politica, nell'accezione che possiamo ragionevolmente condividere del termine politica. Ma insomma, magari ci arriviamo. Intanto grazie anche da parte mia dell'occasione e della location, come dicono quelli bravi, che di per sé, no, dovrebbe stimolare a dire delle cose sensate visto l'ambiente, ma non sono sicuro di riuscirci. La prima cosa che vorrei dire è questa, che in un tempo, lo dico al professor Pasquino, in un tempo dove l'età media di chi scrive libri di memorie o persino biografie si abbassa pericolosamente, sino a sotto i 40 anni, ecco, il fatto che un uomo oggettivamente maturo e una personalità tra le più autorevoli del nostro panorama intellettuale e di scienza politica decida
di dedicare un saggio a una storia delle idee o delle ideologie nella formula usata da uno dei suoi due mentori maestri, Norberto Bobbio, è di per sé un'occasione preziosa, è una specie di regalo. Vorrei dire, ma non è polemico, credetemi, sarebbe anche un'operazione pedagogica, secondo me, se solamente il ceto politico di adesso o parte di questo ceto politico sentisse un po' l'istinto di leggere, oddio leggere un po' forte, di sfogliare, insomma, di consultare questo lavoro, perché ci sono intere parti che credo davvero aiutano a comprendere meglio come siamo arrivati alla situazione di adesso, con una ricognizione, con una ricostruzione storica e di interpretazione naturalmente assolutamente utili. E da questo punto di vista forse, ha ragione Donatella, un libro complesso, un libro articolato, un libro che copre tanti periodi, tanti contesti, ambiti, non si può riflettere su tutto, anch'io scelgo un paio di chiavi e una in particolare che mi sta più a cuore e su cui mi piacerebbe interloquire con Gianfranco Pasquino, ma da questo punto di vista è la premessa che un po' indirizza il lettore, nel senso che non voglio dire che sin dalle prime pagine c'è quasi una sorta di cupore, no, che accompagna questa riflessione, di cupo pessimismo rispetto al quadro attuale, e tutto sommato sarebbe più che giustificato, però la premessa invece è riferita a un periodo storico antecedente, indirizza il lettore nel senso di riflettere sul perché la democrazia, il tema della democrazia non è stato di interesse dominante degli intellettuali italiani nella primissima stagione, insomma, che va dalla fine, dalla caduta del regime del ventennio fascista, poi alla lotta di liberazione e alla nascita della Repubblica. Quando, lo ricorda Gianfranco Pasquino, al centro anche della produzione letteraria e credo citi anche quella cinematografica, no? La stagione gloriosa, epica del neorealismo, era la vita degli italiani. Ora sul cinema effettivamente fu così e abbiamo delle pagine gloriose. È molto interessante questo saggio di Giovanni De Luna sui film che hanno fatto gli italiani, Cinema Italia, che è appena uscito, è godibilissimo. Sul cinema effettivamente fu così. Sul fronte dell'editoria mi ha sempre colpito una statistica che avevo trovato anni fa in un saggio sulla produzione editoriale del paese. Ci sono solamente, si sa che gli italiani leggono poco, e vabbè, questo lo sappiamo, anche se in verità non è che proprio non leggono nulla, ma tendenzialmente nelle statistiche gli italiani leggono narrativa. D'estate sotto l'ombrellone leggono Montalbano, d'inverno magari qualcosa di più impegnativo, non che Montalbano non lo sia. Ma ci sono solamente due anni nella storia dell'Italia immediatamente pre e post repubblicana, durante i quali ho scoperto che la produzione della saggistica soverchiò la produzione della narrativa, cioè i titoli prodotti e editi della saggistica, che significa storia, politica, storia delle religioni, filosofia, diritto, ebbero una produzione nettamente superiore ai titoli prodotti negli stessi due anni di romanzi o novelle o... E quei due anni, non a caso, furono il 1945 e il 1946. Tutto sommato si capisce, non si intuisce perché accade. Perché, lo dico in modo molto, molto superficiale, ma insomma se tu spegni la luce per 20 anni e fai buio, poi quando riaccendi la luce può essere abbastanza naturale, spontaneo, l'istinto di recuperare in qualche modo tutto quello che hai sacrificato nell'arco di quei due decenni in termini di sapienza, di sapere, di competenza, di conoscenza di tutto ciò che era accaduto. E questo tema della saggistica e della narrativa, di quelle due statistiche che ho ricordato, in qualche modo si lega all'impronta iniziale di quella Repubblica, che sappiamo passa attraverso il referendum del 2 giugno e poi il processo dell'Assemblea Costituente, quel miracolo, tale venne definito credo da Calamandrei, che fu la scelta del referendum stesso e del dar vita alla Costituzione Repubblicana, si lega in qualche modo a due filoni della storia d'Italia che hanno un legame, un collegamento, con un richiamo che nelle prime pagine mi pare ci sia alla teoria dell'élite, insomma a Mosca e Pareto, rispetto al quale il tuo maestro Bobbio dedicò studi e saggi di grande interesse.
Io le riassumo così questi due filoni della storia lunga del paese, perché mi aiutano a collegarmi alla domanda: ma c'è stata o no un'attenzione al tema della democrazia? Beh, da una parte c'è un filone della storia di questo paese, no? Adesso siete due professori autorevolissimi e quindi mi correggerete se io dirò delle cose inesatte, però insomma uno di questi filoni è quello che ha sempre ritenuto, con argomenti non privi di fondatezza, che noi fossimo un paese stortignacolo, un paese fatto male. Arriviamo tardi alla nostra statualità, portiamo appresso vizi e patologie delle radici che precedono l'unificazione, scarso senso dello Stato, scarso rispetto delle regole, evasione, corruzione, più tardi si evocherà la categoria del familismo, più o meno amorale. Gli italiani sono questa roba qui. È un filone della storia lunga del paese, quello che ha teorizzato che questo paese, per le ragioni che appunto erano legate a quelle patologie, non si potesse governare come qualunque altro grande paese, qualunque altra grande nazione. Perché? Perché eravamo fatti male, eravamo gobbi. E Giolitti si lascia scappare quella formula che lo inchioderà, Salvemini lo inchioderà a lungo, anche se poi lo riabiliterà: governare l'Italia e cucire un abito di sartoria per un gobbo, devi tenere conto che c'è la gobba e l'abito deve contemplare anche la gobba, perché quelle patologie le puoi in qualche modo moderare, gestire, attraverso che cosa? Attraverso una concezione dell'elite che, illuminata, abbia la capacità di produrre una sorta di carattere costrittivo del paese, sapendo che però la gobba alla fine comunque tu te la porterai appresso. E beh, questo è un filone della storia d'Italia mica banale. Insomma, Salvemini, 1911, scrive un articolo di fuoco dove si scaglia contro la corruzione dei partiti dell'epoca, invocando un governo degli uomini migliori. Croce, un monumento, lo seguirà l'anno dopo un po' sullo stesso filone, e insomma parliamo di monumenti dell'Italia liberale e successivamente anche repubblicana. Poi però c'è un altro filone della storia di questo paese che non nega l'esistenza di quelle patologie, cioè non nega la gobba, anche se mai avrebbe detto che bisognava cucire l'abito di sartoria tenendone conto. Le vede quelle storture, no? Quei retaggi che gravano sulla storia del paese, sulla sua capacità di innovarsi, di modernizzarsi, e quindi l'evasione fiscale, la corruzione, lo scarso senso dello Stato, scarso rispetto delle regole, però ritiene quel secondo filone che gli strumenti della politica, delle culture politiche e delle culture di governo possano favorire, attraverso un processo di forte partecipazione e motivazione di quelle che avremmo chiamato un tempo, il mio partito, le grandi masse popolari, potesse produrre un elemento di modernizzazione effettiva e superamento di quelle storture, di quelle patologie. Ho premesso che sarei stato un po' schematico nella spiegazione, ma per capirci tra di noi, siamo tra pochi amici, e beh, questo è Gobetti, questo è Gramsci, questo in parte è Sturzo, queste sono le culture fondative che danno vita al patto costituzionale, alla democrazia repubblicana, e i partiti, le culture politiche in questa cornice, in questo contesto, assumono un ruolo, una funzione assolutamente determinante. A un certo punto tu citi, mi pare, la definizione di Togliatti, no, sui partiti come la democrazia che si organizza, che è una formula abbastanza scolpita. E qui c'è il secondo punto su cui, se ho ancora qualche minuto, il secondo punto su cui mi piaceva, dicevo un attimo fa, interloquire con Gianfranco Pasquino, perché mi intriga molto, ed è il giudizio che tu suggerisci, proponi o forse fai tuo sul legame tra la stagione dei movimenti, che si lega poi a tutta questa tematica delle culture politiche della fine degli anni 60, e la qualità della nostra democrazia. E c'è un passaggio, anche questo nella prima parte del libro, dove cito, tu dici: non c'è dubbio che quei movimenti e tutto il lungo 68, che durò almeno fino alla fine degli anni 70, quindi detti tu la tempistica storica, 68-69, fine del decennio successivo, furono anche, tu scrivi, una sfida alla democrazia italiana e ai partiti. Non ne conseguì però nessun rinnovamento, né della politica né della democrazia. E qui ci aggiunge un riferimento ad Alessandro Pizzorno e ai terroristi della sinistra come prodotto di un surplus di militanza che non aveva trovato un alveo politico nel quale incanalare quella energia. Mi ha molto colpito questo passaggio del tuo lavoro, professore, perché se assumiamo come ambito
contesto della democrazia le sole istituzioni, aggredite da stragismo e terrorismo, insomma siamo a Bologna, sappiamo tutti di cosa stiamo parlando, beh, è un conto, è un dato abbastanza oggettivo. Ma quella scansione temporale che tu detti nel volume che ho appena richiamato, l'intero decennio successivo al biennio 68-69, quindi gli anni 70, posso sbagliare naturalmente, ma e mi interesserebbe capire anche l'opinione di Donatella su questo punto, ma furono anche molto altro, furono anche moltissimo di altro. In quell'arco di tempo, in quel decennio, si manifesta, si consuma la più radicale e coraggiosa stagione riformatrice dell'Italia repubblicana. E cambia la costituzione materiale del paese, e cambiando la costituzione materiale del paese cambia anche la qualità della nostra democrazia. Ma metto in fila, dimenticando parecchie cose probabilmente, insomma, lo statuto dei lavoratori, l'abbassamento della maggiore età da 21 a 18 anni, il nuovo diritto di famiglia per cui si riconosceva finalmente anche il diritto del figlio nato fuori dal matrimonio, le prime norme di garanzia sul versante penale con le leggi sul diritto del difensore, prima non c'era, ad assistere all'interrogatorio dell'imputato e sull'ampliamento dei casi in cui si rendeva possibile la concessione della libertà provvisoria, ma anche la delega al governo dell'epoca per il nuovo codice di procedura penale, il nuovo ordinamento penitenziario, la legge sull'obiezione di coscienza, quella sulla disincentivazione del lavoro a domicilio, ancora sulla tutela della segretezza delle comunicazioni, si licenzia la norma sugli asili nido, sulla parità tra uomo e donna in materia di lavoro, fino alla riforma della RAI, siamo alla metà degli anni 70, tu sei un bambino, ma quelli della mia generazione scoprono la riforma della RAI non perché si occupano di riforma della RAI, ma perché la domenica pomeriggio tardano di un'ora l'uscita con gli amici perché guardano degli imbecilli che telefonano a RAI 2 per dire quanti fagioli ci sono nel barattolo. Era una rivoluzione quella di Arbore e quelli della domenica, sino a quella riforma e sino all'anno che contestualmente contempla dentro di sé, in quel calendario, la dimensione più grandiosa e più tragica della storia repubblicana, che è il 1978, dove c'è il 16 marzo via Fani, dove c'è il 9 maggio via Caetani, ma in quello stesso anno il Parlamento della Repubblica licenzia tre riforme, la 180, la riforma sulla psichiatria di Franco Basaglia, la 194 sull'interruzione della gravidanza e l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, è del 1978, che in qualche modo coronano e completano questo ciclo riformatore. Ora, che cosa rende possibile un processo di questa natura in un'Italia che è ancora segnata dalla democrazia bloccata, non c'è l'alternanza, c'è il processo avviato dopo il 73, i fatti del Cile, del dialogo tra il PC e la DC, ma che cosa rende possibile questo bagaglio complessivo di riforme? Una fortissima spinta riformatrice che viene esattamente da quei movimenti che mi pare invece tu tenda un po' a confinare entro un perimetro, una cornice piuttosto riduttiva del loro impatto, che sono la classe operaia, che sono il movimento sindacale, che sono il movimento giovanile, siamo a Bologna, che è il movimento studentesco, che è il pensiero femminista, che sono culture che dall'esterno dei partiti, nel cuore della società, però incalzano alcune delle culture politiche, attenzione, mica solo quelle della sinistra storica, socialisti e comunisti, e in fondo anche la DC. Aldo Moro, all'indomani del 12 maggio del 74, ottiene una relazione al Consiglio Nazionale della DC di straordinaria lucidità e capacità di intuire la frattura che socialmente si è determinata con quel voto e la necessità per la DC di riconsiderare il modo e la funzione con la quale porsi di fronte al paese all'indomani. Ora, sostenere, ecco l'oggetto del confronto che mi sembrava intrigante per me naturalmente, sostenere che tutto ciò non abbia determinato alcun rinnovamento né della politica né della democrazia, rischia, mi sbaglierò, di apparire un giudizio eccessivamente parziale. L'ho fatta anche troppo lunga su questo punto, ma se con un balzo arriviamo direttamente agli anni 80 e 90, l'analisi che poi copre l'altra parte lunga del volume, sino alla parte sull'Europa che io non toccherò per ragioni di tempo, l'analisi porta a interrogarsi sui motivi di un declino e di una crisi non solo dei partiti di massa, ma delle culture politiche e delle identità di quelle forze,
Tu dici che ripercorri la traccia anche lessicale del tuo maestro Bobbio, e cioè una storia delle idee, delle ideologie. Qua di ideologie non se ne vedono moltissime, per essere sinceri, nel panorama politico e storico più prossimo a noi. E qui c'è un'altra riflessione, e scusatemi se ritorno a calcare orme che riguardano un po' la mia storia politica, non la mia personale, quella della parte nella quale sono cresciuto. E qui c'è la riflessione, secondo me, di grande interesse sull'ultimo Berlinguer. Io penso che Berlinguer, come tutti i veri grandi leader politici, non abbia avuto due strategie in vita, ne ha avuta una sola, che ha declinato in due momenti diversi, con il compromesso storico prima e con l'alternativa democratica dopo l'80 e la svolta di Salerno. Anche se la verità è che la strategia berlingueriana finisce prima dell'80, finisce il 9 maggio del 78 in via Caetani, quando viene rinvenuto il corpo del presidente della DC. È chiaro che Berlinguer aveva avuto un unico vero interlocutore nella Democrazia Cristiana, che era il presidente di quel partito. E allora anche qui, schematicamente, rozzamente, perché ho già rubato troppi minuti, perché è interessante quell'ultimo Berlinguer, ragionando di culture politiche e di libertà inutile, e anche di come una generazione della quale io mi sento partecipe, per ragioni anche biografiche, si è avvicinata alla politica esattamente a cavallo di quel 1983-84, che poi si consuma nell'agonia e nella morte del segretario comunista? Beh, perché Berlinguer vive una condizione umanamente tragica. Dopo la morte di Moro, e dopo il preambolo democristiano, e dopo la costituzione del pentapartito come asse strategico del craxismo, lui è di fronte a un dramma politico e umano, e che per un leader politico è una cosa abbastanza terribile. Perché? Perché è ancora un capo riconosciuto, anche carismatico a suo modo, che rappresenta un terzo degli italiani. Un italiano su tre vota comunista, è un partito che sta al 30%, non al 15%, non il PDS di Occhetto, l'ultimo PC berlingueriano, ma si ritrova consapevolmente orfano di una strategia, della sola strategia che aveva perseguito. Qual era stata la strategia di Berlinguer? Avvicinare nella forma più prossima possibile il Partito Comunista Italiano all'esercizio di una funzione nel governo nazionale del paese dopo la frattura del 47. E non c'è dubbio che è il leader comunista che più si avvicina a quel traguardo attraverso il governo di solidarietà, i governi di solidarietà nazionale della seconda metà degli anni 70. Ma una volta che si spezza quel nucleo di consenso attorno a un'ipotesi di quel genere, lui è orfano di una strategia, e non ce n'è un'altra, perché capisce, avendo la rappresentanza di un terzo del paese, che la strada del governo gli è preclusa. Ed è lì che il Berlinguer che conosciamo noi conquista una generazione, quando esattamente sul terreno delle culture politiche introduce degli stimoli, delle suggestioni, degli spunti. Viene al congresso dei giovani comunisti, dice: fate un congresso sulla futurologia, studiate il mondo per come, e sono germi che poi verranno interrati successivamente, ma è la stagione dei movimenti, dei nuovi movimenti, quello per la pace, i missili a Comiso, l'omicidio di Piero Torri in Sicilia, quello ambientalista, anche se Chernobyl arriverà nell'86, il pensiero femminile e femminista delle donne, e sono germi che conquistano un pezzo di una generazione a quella dimensione, dove però è precluso il tema del governo. Quando è che collassa la cultura politica della sinistra? Con la generazione successiva. E chiudo su questo, perché il fatto che siamo nel 2021, 100 anni da Livorno. A marzo io entro a Feltrinelli, sotto casa mia a Roma, e guardo un bancale intero della saggistica interamente dedicato al centenario del PC. Li ho contati, 18 volumi, testimonianze, interviste, storie, 18 volumi. E perché un partito che è morto più di 30 anni fa, è nato un secolo fa, dovrebbe produrre quel genere di attenzione? Perché non è nostalgia per quella storia lì. È la consapevolezza di quello che non è venuto dopo. Perché dopo che c'è quella semina che riguarda il decennio degli anni 70 e i primi anni 80, non c'è stata una classe dirigente, un'elite della politica a sinistra che ha avuto la volontà e la capacità di ereditare quel valore mettendolo a profitto nella logica di una ricerca di una cultura politica collocata dentro il tempo storico. E l'orizzonte strategico qual è diventato? È diventato la conquista del governo. Se dovessi dirlo con una battuta, noi, almeno noi che veniamo da quella storia,
Noi a lungo abbiamo avuto il soggetto, ma non abbiamo avuto il potere. Poi, a lungo, è arrivata un'altra classe dirigente che ha conquistato il potere, ma a costo di sacrificare il soggetto. E io penso che in questa divaricazione c'è una delle radici della crisi delle culture politiche, in particolare della sinistra. La destra ha fatto un altro mestiere, ha ragione Donatella nella sua fotografia di Berlusconi. Berlusconi probabilmente è stato il primo leader popolo che ha usato le culture popolari per acquisire consenso, dopodiché la sua colossale responsabilità storica è di essere stato l'espressione di una cultura politica, di una visione del potere, che ha riversato per la prima volta nella storia d'Italia, che ha riversato il desiderio nella norma e quindi ha prodotto una frattura incontenibile, non ricucibile dei principi della democrazia liberale. Io continuo a leggere questa cosa che lo candidano al Quirinale e non so come reagire, perché lo trovo un fatto persino paradossale, del semplice fatto di evocarla alla luce, ma non delle cose più boccaccesche, chi se ne frega, no, ma della natura, della cultura che ha segnato quella cosa. Ma la nostra parte politica, la mia, che poi c'è una certa vena anticomunista nel libro di Gianfranco Pasquino, ma la mia cultura politica è una cultura politica che ha sacrificato esattamente quella dimensione lì, e lo si è visto nel modo con il quale abbiamo inseguito passo passo una certa tendenza ad acquisire il consenso sulla base della contingenza. Non so se questo è un riferimento al tempo, ma è della contingenza. I partiti stavano sulle palle agli italiani, allora noi cancellavamo ogni forma di finanziamento pubblico alla politica con danni inenarrabili. Pensiamo a che cosa è stata la selezione delle classi dirigenti, della classe politica. Sei in Senato o alla Camera? No, 83-96. Sono sicuro che Gianfranco Pasquino ha conosciuto di persona dei parlamentari comunisti, socialisti, repubblicani, democristiani, che penso, non mi ricordo, non saprei chi erano, ma tu sicuramente, capogruppo del PC in commissione bilancio del Senato, della Camera, erano profili che io ho incrociato da ragazzo e che non avevano probabilmente mai visto una telecamera accesa di fronte a loro, non hanno mai fatto una dichiarazione ad un TG, ma i capigruppo in commissione bilancio di quegli anni andavano a dialogare a Via Nazionale con il governatore di Banca Italia e conoscevano il bilancio dello Stato meglio del ragioniere generale. Tu hai abbandonato tutto questo in nome di che cosa? Di un processo di selezione improvvisato delle classi dirigenti che inevitabilmente ti ha portato persino a rievocare, a risuscitare, a riesumare forme di nepotismo nella selezione dell'accesso alle cariche elettive. Noi stiamo tornando ad un accesso patrimoniale alle cariche elettive. Paghi fior di quattrini le candidature con le quali poi, sulla base di altre risorse finanziarie, non essendoci un finanziamento pubblico raccolto in un modo non sempre lineare e trasparente, ti consentiranno di arrivare dove devi arrivare. L'ho fatta troppo lungo, ci sono almeno due temi che però sono mancanti in questa riflessione. Uno riguarda l'Europa, che meriterebbe una riflessione a sé, e allora l'unico impegno che posso prendere è che io, in mia modestia, da anni sto curando un libretto che prima o dopo uscirà e vi recluto tutti a presentarlo quando uscirà e parleremo solo dell'Europa. E poi ovviamente c'è il tema del Partito Democratico, e sul Partito Democratico, come si dice nelle aule importanti della giustizia italiana, io mi rimetto alla clemenza della Corte. Grazie. Grazie mille Gianni Cuperlo, ricchissimo intervento, un excursus nella Prima Repubblica, adesso vediamo se possiamo chiamarla così. Faccio solo un attimo di ordine prima di passare la parola al professore per la replica. Se ho ben capito, diciamo, ci sono due momenti di cesura che sono emersi dagli interventi. Uno è Berlusconi, quindi il passaggio Prima e Seconda Repubblica, Silvio Berlusconi, la nascita delle TV commerciali, la comunicazione che si mangia la politica, no? Adesso ricordava insomma questi parlamentari che non avevano mai visto una telecamera, adesso probabilmente chi arriva in Parlamento ha già fatto almeno un centinaio di dirette Facebook prima di diventare politico. E poi la cesura del 68, e Gianni Cuperlo dice che forse il libro, questa ricostruzione, ne sminuisce, diciamo, l'importanza, perché appunto la democrazia non è solo procedura, ma
esiste una democrazia sociale che quella data è riuscita in un certo modo a sprigionare. Gianfranco Pasquino. Ringalluzzito da quello che ha detto Cooperlo, Nicola Pedrazzi prende subito la palla al balzo, ma qui sul 68 la riflessione dovrebbe essere molto più precisa, nel senso che è chiaro che il 68 è un momento di, diciamo così, di liberazione. Quello che io nego è che riesca a diventare un momento di istituzionalizzazione. E infatti Cooperlo è stato costretto a fare degli esempi di leggi, ma alcune di quelle leggi vengono da prima. Per esempio, lo Statuto dei lavoratori non è una cosa del 68, è una cosa dei socialisti del 63-64. Il divorzio non è una cosa del 68, sono i radicali e i socialisti degli anni 60. La stessa legge sull'aborto nasce dalle battaglie come quella sull'obiezione di coscienza. Sono tutte cose che nascono negli anni 60 e non sono il prodotto dei movimenti giovanili studenteschi del 68. Sugli altri possiamo discutere, ma qualcuno riuscirebbe a trovare affermazioni del movimento studentesco a favore del sistema sanitario nazionale? No. Io sono d'accordo che quelle riforme avvengono, sono in totale disaccordo a pensare che siano il prodotto di cambiamenti nella cultura politica delle classi dirigenti che spingono in quella direzione riformista. Naturalmente tutto questo può essere ampliato, può essere approfondito e così via, però devo difendere la tesi che espongo, che non è una tesi, è una riflessione, perché quasi nulla di quello che c'è nel libro sono delle tesi vere e proprie. La seconda, una cosa mi ha sorpresa molto, la mia vena anticomunista, questa mi ha sorpreso molto e mi difendo anche su questo terreno. In realtà io non ho nessuna obiezione al ruolo anche progressista svolto dal Partito Comunista. La mia vena anticomunista è anti-intellettuali comunisti, gli intellettuali comunisti giustificazionisti, per i quali la critica al partito si deve svolgere all'interno di un certo ambito, non può mai toccare alcuni luoghi sacri, non può mai toccare personaggi di un certo rilievo. E questo è, se posso permettermi, a parte il fatto che mi sono molto divertito, evidentissimo nella mia critica del compromesso storico. C'è tutto un capitolo sul compromesso storico che lo vede come una totale incapacità di leggere le modalità di funzionamento delle democrazie contemporanee, e quindi con gli intellettuali comunisti che dicevano che era una grandissima cosa il compromesso storico. Ci sono alcune affermazioni assolutamente iperboliche, uno di questi merita di essere citato perché Mario Tronti, se leggete cosa diceva Mario Tronti sul compromesso storico vi chiederete in che mondo siamo vissuti, però eravamo in quel mondo lì. L'altra ci stavo pensando, la sfida di chi era il capogruppo del PC in commissione bilancio, non vi sorprenderà, il capogruppo del PC in commissione bilancio era Luciano Barca, il padre di Fabrizio Barca, un personaggio di notevolissimo rilievo. Però nel momento in cui mi ha chiamato ai capigruppo, i capigruppo erano tutti politici che avevano una storia politica, spesso una storia di amministrazione locale e qualche volta avevano anche una storia intellettuale. Il capogruppo del PC nella commissione cultura istruzione era Giuliano Procacci, cioè un grande storico, e posso andare avanti così naturalmente, perché c'era una selezione, c'era una struttura che reclutava e selezionava e che poi valutava, perché c'era il principio delle due legislature che servivano per avere la pensione, diciamolo per bene anche questo, che va benissimo naturalmente, ma naturalmente c'erano le eccezioni. Il capogruppo in commissione affari costituzionali del Partito Comunista era De Sabata, il figlio del grande musicista, che era lì da 4-5 legislature, perché si apprendono competenze, quindi poi bisogna averle. Naturalmente la persona che ha le competenze le trasmette ai nuovi arrivati, quindi c'è un scambio molto importante, e poi quando se ne andrà lui da quella commissione ci sarà qualcuno che gli subentra. E questo è un aspetto importante che ha a che vedere con la politica di oggi. Io ho avuto una leggera polemica, poi naturalmente perdo anche, nella maggior parte dei casi perdo, però credo che vincerò nel futuro, con chi ha scritto un libro, il giornalista del Corriere della Sera Fabrizio Roncone, che va allegramente a presentare questo libro intitolato Razza Poltrona.
Sapete qual è la percentuale di neoparlamentari nel Parlamento 2013-2018 di persone attaccate alla prontona? 70% sono lì per la prima volta. E quindi che razza poltrona state parlando? Cioè, i dati vi sventiscono, volete tornare indietro? Il discorso va benissimo, torniamo pure al 2013, dove naturalmente l'ingresso del 25% di parlamentari del Movimento 5 Stelle era ugualmente una grande novità, e poi c'erano cambiamenti anche nelle altre. Quindi questa è una fase sbagliata, è una fase da non utilizzare, però in realtà viene diffusa sui mezzi di comunicazione di massa. Il Corriere è diventato una portaerei, anche perché nel frattempo la Repubblica è diventata una specie di piccolo vascello corsaro. Prima osservazione. Però non c'è vena anticomunista, c'è vena anti-intellettuali comunisti giustificazisti, che vale per tutti naturalmente, ma è più potente nel caso degli intellettuali comunisti, perché erano più numerosi, erano più efficaci, erano più presenti, erano più produttivi. Non mi stupisco, 18, solo 18 libri hai trovato su... Ma sono pochi 18 libri, perché ce ne sono alcuni di questi intellettuali comunisti che ancora adesso esistono, che continuano a scrivere imperterriti, rimodulando, ma sostanzialmente scrivendo lo stesso libro. Uno di questi è famoso, ma non lo cito. Ok. Seconda osservazione di carattere generale. Sulle culture politiche è importante, si trova nel titolo, è quello che intendo, perché questo gatto del Cheshire, che spero voi sappiate riconoscere, è quello che se n'è andato, ma è rimasto il suo sorriso, sono rimasti i suoi denti, nel senso che le culture politiche sono scomparse perché sono andate via con il gatto, molto intelligentemente, ma sono rimaste dei rimasugli che di tanto in tanto vengono riesumati. Che cosa intendo per culture politiche? Intendo quello che sta scritto nella Costituzione, molto semplicemente, prendo le mosse di lì, dal famoso articolo 3, dove si parla di cittadini, che è l'espressione della cultura politica liberale. I cittadini, naturalmente volete anche liberale rivoluzionaria, perché è il termine con il quale i francesi si chiamavano fra di loro, citoyen. Poi c'è la cultura politica democratico-cristiana, cattolico-democratica, fondamentalmente progressista, che gli italiani importano dalla Francia, sono Jacques Maritain e Mounier, Emmanuel Mounier, e che si trova nell'espressione persona, il personalismo. E poi c'è la cultura politica, questa è più complicata da definire, perché non è certamente marxista tecnicamente parlando, socialista, comunista, riformista, che si trova nella parola lavoratori. Sono quelle le tre grandi culture politiche. Poi possiamo chiederci che cosa succede, è giusto, io me lo chiedo, credo di essere riuscito a spiegarlo, perché c'è un deperimento della cultura politica socialista marxista, c'è un certo granchismo, ma che in qualche modo non viene sufficientemente elaborato, c'è un'eccessiva riverenza nei confronti di Gramsci. Cioè, riflettiamo per un attimo, anche se qui vado su un terreno scosceso e molto scivoloso. Possiamo definire Gramsci un pensatore democratico, ma neanche per un momento. Gramsci è un pensatore rivoluzionario e quindi non può essere così facilmente adattato al periodo post 1945. Certo, dice molte cose importantissime sul ruolo della cultura, sul ruolo dei rapporti fra gli intellettuali e la politica e così via, intellettuali organici e così via, però certamente non è un pensatore democratico, è un pensatore rivoluzionario. E quindi dire che la cultura del PC è gramscismo va benissimo, con il problema che trasformare il gramscismo in una cultura politica democratica è un'operazione non facile. Uno di questi intellettuali che cito ne ha fatto almeno 10 libri su questa cosa, senza direi grande successo. L'altro elemento importante è che nella cultura, diciamo, a metà tra la cultura socialista e la cultura liberale ci sta il Partito d'Azione, che non è nulla in Assemblea Costituente, sono 6 rappresentanti. Incidentalmente Bobbio era stato candidato del Partito d'Azione alla Costituente, perde a Torino, nella sua biografia dice la mia unica esperienza politica. Ecco, però quella cultura politica è importantissima, perché in Assemblea Costituente è la cultura politica di Calamandrei, che è un gigante, e alcuni degli articoli della Costituzione sono chiaramente di Calamandrei. E naturalmente posso ricordare anche altri articoli, li riconduco per esempio a Leglio Basso,
l'articolo sui partiti è sostanzialmente legno basso, con qualche apporto dei democristiani. Possiamo andare a vedere anche gli articoli, quelli che si riguardano la sovranità e così via, c'è un dibattito. Lì c'è anche Fanfani, che a quei tempi era molto attivo anche come intellettuale in politica, non solo come politico. Quindi posso ricondurre tutto questo, ma quando sposto tutto questo a oggi e chiedo, perché la domanda credo sia legittima, chi è il grande intellettuale cattolico democratico in questo paese oggi? Non c'è. Chi è il grande intellettuale azionista in questo paese oggi? Non c'è. Quando sento parlare di liberali, su cui ho avuto una polemica furibonda, i quattro gatti liberali, dico, quattro gatti li capisco, so anche chi sono i quattro gatti liberali, sono in grado di scoprire, uno dei quali era certamente Nicola Matteucci, uno era Giovanni Sartori, uno sicuramente Rosario Romero, e il quarto dovete scegliere voi, Croce o Einaudi, credo Einaudi sia meglio da scegliere in questo contesto. Questi sono quattro, ma perché siete rimasti quattro gatti nel crollo delle culture politiche cattolico-democratica, socialista, marxista e così via? Siete rimasti quattro gatti, ma non vi eravate in nessun modo, come dire, riformati, in nessun modo rivitalizzati? Possibile che non ci sia spazio? E quando sento, mi ha sorpreso che hai citato così tanto Berlusconi, lo cito così spesso Berlusconi. No, una volta. No, quando sento Berlusconi che annuncia che la sua cultura politica è liberale, sono esterrefatto. E quando leggo il Corriere della Sera che dice che quella è che si è mancata la rivoluzione liberale che poteva fare Berlusconi, come fa una rivoluzione liberale un duopolista, un capo politico che è in costante, verticale, massiccio conflitto di interessi? Se c'è un principio liberale è che la politica controlla l'economia, la guida, comunque non è guidata dall'economia, e se volete il principio liberale sarebbe che c'è separazione, ma che i voti contano e le risorse sono un'altra cosa. Quindi no, di lì non può venire nessuna rivoluzione liberale. Dopodiché scendo con le mie aspettative, come posso dire, con le mie richieste di cultura politica, vorrei soltanto dei principi di fondo che suggeriscano modalità di azione, che suggeriscano delle direttive, che suggeriscano degli obiettivi. E per questo, per quello devo dire per chi eventualmente comprasse il libro, che ho un grande affetto per il mio capitolo sull'europeismo. Donatella ha colto il punto, e anche Gianni che ha scritto un libro che incidentalmente io ho anche letto. Questo è un punto rilevante, cioè se vogliamo ricostruire una cultura politica in questo paese la dobbiamo ricostruire, come dire, a livello di riflessione sull'Europa. Che cos'è, senza raccontarci quelle cose sulle quali sono in totale disaccordo, l'Europa non è un sogno, dimenticate questo. Se aveste qua Spinelli, e se avete mai conosciuto Spinelli era uno che non aveva sogni, aveva progetti, era un combattente, e quindi altro che sognare l'Europa. Quel manifesto di Ventotene è uno strumento di combattimento, incidentalmente, con una serie di passaggi impressionanti che sono ancora il leninismo di Spinelli dentro il manifesto di Ventotene. Ma digli di dice l'Europa è un sogno, l'Europa è un'utopia, Spinelli vi avrebbe guardato inorridito e avrebbe replicato in maniera molto dura. Se leggete le sue memorie ci sono dei giudizi su alcuni leader politici che sono di una pesantezza tremenda, ma perché sono genuini. Allora, sono molto contento del capitolo sull'Europa, e Donatella ha fatto bene a sottolineare che il sovranismo è stato colpito pesantemente dalla pandemia, cioè ai grandi problemi del mondo non c'è nessuna soluzione nazionale, e forse qualche volta non c'è neanche una soluzione europea, però se si può costruire è a quel livello che si costruisce. E quindi c'è la rivincita dell'europeismo, di un pensiero politico democratico e federale, federalista, su un pensiero politico nazionalista ripiegato su se stesso, sul suo egoismo, sulla convinzione che possiamo fare a meno degli altri, non possiamo fare a meno degli altri. Perché il titolo? Perché i miei rapporti con Bobbio? Io di solito prima non mi rileggo, quindi non sono così convinto di averlo spiegato bene, ma lo spiego come mi viene di spiegarlo adesso. Secondo, qualche volta riprendo in mano dei libri, e di recente ho scoperto che l'autobiografia di Bobbio, la sua autobiografia, contiene anche una dedica a me. Non l'unica, perché ho scoperto che c'è anche un altro, ma non mi ricordo più qual è l'altro libretto. Abbiamo avuto rapporti molto intensi, come si hanno quando uno fa una tesi.
Non ho fatto una buona tesi, in parte era colpa mia, in parte era colpa sua, perché non, in realtà non era incline a spingermi nella direzione giusta, non abbiamo colto il passaggio. Però poi abbiamo avuto rapporti intensissimi per i dizionari di politica. E in più io leggevo regolarmente quello che scriveva, anche perché mi interessava, che sia chiaro, anche se qui però devo fare attenzione, perché io non ho letto una parte degli scritti giuridici di Bobbio, ma ho letto tutta la parte, diciamo, degli scritti in senso lato di cultura politica. Tra l'altro c'è un bellissimo libretto, quello intitolato Quale socialismo, di nuovo a proposito degli intellettuali comunisti, le repliche degli intellettuali comunisti a Bobbio che dice i marxisti non hanno una teoria dello Stato, sono impressionanti per verbosità, per, come dire, salita sugli specchi, sono delle cose fantastiche, dovreste leggere. Dice proprio un elenco di personaggi che non hanno quasi nulla da dire, ma lo dicono, perché parlare con Bobbio significa acquisire visibilità, quindi lo fanno, ok. Però il punto rilevante è che interagivamo molto frequentemente, e ecco qual è il libro che ho con la dedica, è il libro per l'appunto sul profilo ideologico dell'Italia del Novecento, del Novecento italiano. Ho provato, cioè, mi ero ripromesso di leggerlo con attenzione, l'ho letto, anche qui parte della storia di quei tempi, scrissi una recensione per l'Unità. E l'ho letto e riletto, ho detto qui c'è molto da approfondire, e qui c'è anche il passaggio dedicato sul 68, perché il 68 fu un trauma per Bobbio. Io ero metà Torino e metà Firenze, perché in quella fase ero anche conservatorio a Firenze, ma il 68 fu che a Torino comincia nel novembre del 67 a Palazzo Campana, luogo dove incidentalmente mi sono laureato, e prosegue abbastanza avanti fino al 76. Il capo del movimento studentesco di Torino è il figlio di Bobbio, Luigi Bobbio. E quindi c'è un contrasto che è anche familiare e personale, non solo generazionale e professorale. E questo segna Bobbio in maniera indelebile. Cioè non riesce a capire come suo figlio lo consideri un barone conservatore, mentre notoriamente Bobbio era certamente un barone dal punto di vista del potere politico che esercitava, ma dipendeva dalla sua autorevolezza, non dalla sua voglia di manipolare concorsi, cosa che non faceva mai. E anzi, la cosa interessante è che sarebbe difficile individuare oggi un vero e proprio allievo di Bobbio. Io mi ritengo tale e posso anche spiegare perché. Perché una volta, anche questo fa parte di una storia, sto scrivendo la mia autobiografia, eravamo seduti ai banchi bassi del Senato e ho detto: professore, posso dire che sono suo allievo? Dice: sì sì, lo puoi dire, certo. Dico: ma le farebbe piacere? Dice: sì sì, però fa attenzione, perché c'è anche qualcun altro che sia proprio di questo senza esserlo. Dice: ci sono quelli che hanno vinto il concorso e io ero in commissione, che dicono di essere miei allievi. Ho detto: mi fa un esempio? Dice: Antonio Negri. Dico: eh no, allora faccio attenzione a dire che sono allievo di Bobbio. Dice: ma io non votai a favore di Negri. Ok, perfetto, andiamo avanti. Ho preso in mano il libro e ho cercato una prima volta di scrivere, questa è una terza stesura, le prime 40 pagine non mi sono piaciute, le ho buttate, ho detto non ce la farò mai, ho anche dei testimoni. Ci ho messo mano una seconda volta e ho scritto un po' di più, ma anche lì non ero convinto, non era il taglio giusto. Alla fine il taglio giusto, credo, è quello di individuare delle tematiche e fare dei capitoli specifici. Ho scelto quel tipo di taglio perché mi consentiva di approfondire tematiche, e qui naturalmente chi legge il libro dovrebbe leggerlo tutto e non andare a vedere per esempio il fascismo. Il capitolo sul fascismo è una parte piccola, ancorché rilevante, del libro, perché il fascismo è ancora qui fra noi. Decidere quanto, quale fascismo e così via, se siamo in una situazione prefascista, continua a essere un problema vero, non solo qui. Ieri, di tanto in tanto sbucano dei libri nella mia libreria, ieri ho incrociato un libro di Madeleine Albright, ex segretario di Stato degli Stati Uniti, che si intitola esattamente Il fascismo. Lei naturalmente è un'ebrea e esule cecoslovacca, che a lungo ha nascosto questa sua provenienza, e alla fine, come dire, quando l'ha riconosciuta, ha anche scritto il libro. Il fascismo ai nostri giorni avrà un altro volto, anche su questo c'è una letteratura importante che io lì non cito perché mi interessava vedere quanto rimane nel dibattito pubblico del fascismo. Incidentalmente questo è il punto sul quale Bobbio sicuramente sbaglia.
laddove dice che il fascismo non ebbe una cultura. Il fascismo ebbe una cultura politica, produsse anche cultura, pensate soltanto all'architettura, può piacerci o non piacerci, pensate al futurismo che non è il fascismo ma è qualcosa di cui il fascismo si appropria. Ok, il titolo. Bobbio in questo scontro generazionale che lo avvilisce, che lo, come dire, lo rende triste, c'è anche l'elemento di dice ma allora che cosa ho insegnato se la generazione che ha studiato con me, che era a pranzo e a cena con me come suo figlio, colpisce quello che io ritenevo fosse importante, cioè la modalità di trasmettere le conoscenze. Fra l'altro Bobbio faceva tutte le lezioni, se pensate agli impegni che poteva avere, io me lo ricordo, faceva le lezioni avendo dei pochi appunti sul retro delle bozze, da una parte c'era la bozza, dalla parte bianca aveva gli appunti e le lezioni erano, faccio anche ancora questa digressione, poi mi ferma, perché le lezioni di Bobbio erano prevalentemente la mattina, molto spesso dalle 11 a mezzogiorno, e io avevo un intervallo avevo una lezione dalle 9 alle 10 e una per l'appunto proprio dalle 11 a mezzogiorno, avevo un intervallo dalle 10 alle 11, che naturalmente è delicato, sei a Palazzo Campana, cosa fai? Palazzo Campana non è mai stato particolarmente attraente, la zona è buona, è Torino centro e così via, però mi chiedevo cosa fare, e un mio collega, che è ancora vivo, allora quindi a quel tempo un mio collega coetaneo, mi disse sai c'è una bellissima lezione dalle 10 alle 11 tenuta al piano di sopra, eravamo al primo piano, al piano di sopra, ed è Nicola Bagnano, dico non lo perdo di sicuro, tra l'altro Bobbio era molto amico anche di Bagnano, facevano una rivista insieme e così via, e infatti andavo ad ascoltare Nicola Bagnano, che era straordinario, perché era questo uomo relativamente piccolo, con degli occhi azzurri intensissimi, con questo eloquio leggermente meridionale, lui era di Salerno, leggermente meridionale, un eloquio colto, che non c'era nessuna sbavatura, se facevate attenzione potevate mettere il punto, le virgole, il punto e virgola e la capo. Era una lezione di 45 minuti classica, questo sì davvero banore, entrava 10:15, 45 minuti alle 11, in bidello apriva la porta e Bagnano usciva. Però questo che è già di per sé interessante è che quando non c'era Bagnano c'era un suo assistente che lo sostituiva. Ok, all'asta l'assistente. Come? Uno che non fece poi il filosofo, ma che Gianni ha certamente incontrato nella sua esperienza al DAMS, Umberto Eco. E che copriva, naturalmente Eco si informava cosa mancava e qualche volta faceva la lezione di filosofia sul punto o aggiungeva qualcosa alla lezione precedente, qualche volta si divertiva a raccontare qualche cosa di quello che faceva, cioè di semiotica, di semiologia, questo per dire la fortuna del mio percorso accademico. Libertà inutile. Bobbio arriva alla fine del suo libro e dice non faccio una conclusione, ho pensato può essere che questa libertà di cui abbiamo goduto non l'abbiamo utilizzata abbastanza, però alla fine non se l'è sentita di utilizzare il termine libertà inutile e c'è una nota di ottimismo nella conclusione che era rarissima, cioè nei nostri scambi di solito lui era il pessimista e io ero quello che diceva io non ero l'ottimista, ero quello che diceva no, non va così male, lui diceva va male, io dicevo no, non va così male professore, questo ok. E dopodiché però do il dato lo scritto all'editore e gli dico il titolo è Profilo ideologico dell'Italia repubblicana. Lui dice con questo titolo non va da nessuna parte, perché se uno con Google va sul profilo trova 100 testi, deve trovare qualcos'altro. Allora io suggerisco forse libertà inutile, magari col punto interrogativo, dice i punti interrogativi nel titolo non esistono, quindi e quello dipende anche dall'editore, però riflette la mia valutazione, sì qui c'è certamente un problema di età, c'è certamente un problema di pandemia, non è che mi sono divertito durante la pandemia, anche se scrivevo e quindi ero abbastanza soddisfatto, però sono convinto che questo paese, con le due tesi interpretative di Gianni che Gianni ha espresso prima, continui a usare molto male della sua libertà, molto male, cioè in questo caso non è che la libertà è inutile, la libertà è usata in maniera che non produce conseguenze positive, questo vuole comunicare il titolo, però il titolo credo che sia sufficientemente attraente nel senso che incuriosisce, ma perché la libertà è inutile?
Poi guardate le manifestazioni di Novax per andare proprio sulla contemporaneità e chiedetevi se la libertà di quei Novax è una libertà utile, in qualche modo positiva, che se la fa fare crescere il paese. Ho l'impressione di no. Mi fermo qui, però credo di aver risposto alle vostre critiche, in parte accettabili, in parte, come dire, posso rispondere approfondendo come ho cercato di fare. Vi ringrazio di aver letto il libro, spero che siate rimasti abbastanza contenti. Grazie mille professore. Io non so quanto. Scusa, tempo... se posso dire una cosa, sì. Sui Novax ho sentito ieri una cosa strepitosa. Non so se in Germania, in Austria, manifestazione Novax, giornata come oggi, cielo sereno, a un certo punto un centinaio aprono gli ombrelli perché era circolata la voce che il governo spruzzava il vaccino dall'alto e quindi manifesta. Lì capisci che ti arrendi, non c'è niente da fare. Queste sono cose drammatiche in realtà, in effetti. Dunque, se io non so quanto tempo abbiamo, perché so che Gianni Cooper lo ha anche un treno, però mi piacerebbe 30 minuti. Ma se siete d'accordo, io darei diritto di replica anche ai nostri ospiti velocissimamente, o se no raccoglierei qualche domanda dal pubblico. Io prendo uno spunto io che mi aveva interessato quando diceva Donatella Campus. Innanzitutto, questo libro non è un libro dominato, mentre non l'ho detto all'inizio, avrei dovuto, non è dominato dall'ossessione della cronologia. Cioè, la cronologia è importantissima perché è un affresco, però è anche l'indice, anche come sono enucleati i concetti, è molto interessante. E in effetti non si presta in realtà, in effetti, a una lettura a salti, cioè conviene effettivamente leggere almeno tutto un singolo blocchetto, perché si tiene, sta insieme in un modo molto particolare ed è interessante. Ed è anche vero che forse non c'è una tesi forte, riprendo quello che diceva Donatella, non c'è una tesi forte, cioè Donatella Campos diceva all'inizio, ma come la pensi, come la vedi? Quello che forse è forte ed è un po' anche un afflato di speranza dentro a un titolo che può essere anche drammatico, è una constatazione appunto di deperimento delle culture politiche che ci hanno portato a godere della libertà che abbiamo, è in effetti è l'europeismo, e l'europeismo proprio in chiave federalista, spinelliano, quindi un europeismo votato all'azione, un europeismo rivoluzionario, tant'è che la citazione preponderante che emerge dal libro è proprio quella, è la profezia del manifesto di Ventotene, quindi 1941, sul fatto che la grande faglia di divisione politica sarà tra quelli che oggi chiamiamo sovranisti e invece la prospettiva di un'Europa federale. Se vogliamo, visto che anche Gianni Cooper prima parlava di Europa, se vogliamo dedicare, quindi fatta la destruence, avere un attimo di prospettiva sul futuro, direi che questo è quello che ci dice questo libro, cioè ci indica l'Europa. Qualche replica degli ospiti o se no domande dal pubblico? È in qualche modo un mio tormentone. E Cooperlo prima parlava di questi parlamentari che conoscevano il bilancio dello Stato in maniera perfetta, che conoscevano le materie delle quali si occupavano. Io ho un ricordo di quei tempi, dei parlamentari che arrivavano il lunedì intorno a mezzogiorno, andavano a Roma, andavano via al venerdì mattina presto per andare a curare il collegio. Si diceva questo, curavano il collegio, cioè vale a dire andavano a parlare nelle sezioni con i loro elettori. Erano anche parlamentari che venivano scelti, che venivano votati, vale a dire c'erano delle leggi elettorali mediante le quali il cittadino sceglieva il proprio rappresentante. Ora non è più così. Con le riforme elettorali, a cominciare dal Mattarellum,
è stato tolto agli italiani il diritto di voto, cioè il diritto di scegliere i propri rappresentanti. Adesso, con le liste bloccate, poi si è arrivati al punto di poter votare solo per un simbolo e senza ottenere quel fatto fantasmatico della democrazia avanzata, in cui si dovevano poi scontrare due schieramenti in un'alternanza, e facendo perdere al paese quell'articolazione che io ho sempre ritenuto una ricchezza del nostro paese, una particolarità del nostro paese, cioè la vastità dell'offerta politica. Io penso questo, adesso non ho una memoria diretta perché non... Però dal punto di vista della selezione della classe politica c'è una responsabilità in capo ai partiti, non è che fosse proprio così. Cioè, con le primarie Procacci in Parlamento non ci sarebbe mai arrivato, tendo a ritenere. E se avessimo scelto il segretario generale del PC dopo il malore di Longo con le primarie, sarebbe stato eletto Giorgio Napolitano o Pietro Ingrao, ma certamente non Enrico Berlinguer. Forse Luciano Lama, che a quel tempo il segretario della CGIL partecipava alle riunioni della direzione del PC, una logica di... Sull'Europa, sono veramente telegrafico, e lì però è un terreno dove le culture politiche sono particolarmente, in questa fase storica, impicciate e vorrei dire confuse. Noi per settimane e mesi abbiamo discusso del ruolo negativo esercitato dai quattro paesi cosiddetti frugali e l'atteggiamento che nutrivano nei confronti della cultura spendacciona dei cattolici mediterranei. E ho capito però due dei governi di quei paesi frugali erano guidati, e forse lo sono tuttora, da partiti che sono membri effettivi del PSE, del Partito del Socialismo Europeo, con una certa confusione, caoticità dal punto di vista anche delle categorie con le quali ci si rapporta alla dimensione dell'Europa. E andrebbe ricostruito quel processo che ha fatto della seconda metà del Novecento una pagina storica del tutto originale rispetto ai trascorsi dell'Europa. Perché poi l'unità europea non è che sorge sull'onda di un arco di trionfo, ma della peggiore carneficina della storia di questo continente. E sono le culture politiche, poi il personalismo cristiano di Monier Maritain è la risposta alla grande crisi degli anni 30, e il pensiero laburista si evolve attraverso processi che affondano anche nella capacità di soggetti intellettuali che non erano propriamente espressione della cultura comunista, ma insomma, penso ad Abolire la miseria di Ernesto Rossi, che sono testi che nascono sull'onda del rapporto Beveridge, però quelle cose convergono dentro un'idea di pacificazione del continente e soprattutto di l'ultima grande operazione politica di questo continente, mi permetto di dire, su questo mi taccio, è la moneta, perché poi alla fine l'euro non è un'operazione puramente, squisitamente di profilo monetario, finanziario, economico o commerciale. L'euro è una risposta politica all'unificazione tedesca, e siccome quando andavamo a scuola e studiavamo storia c'era una cosa che ci avrebbero dovuto dire i professori e le professoresse di storia fin dalla seconda media, cioè: ragazzi, potete pure distrarvi, ma quando io entro in classe e dico oggi si fa la questione tedesca, aprite le orecchie, perché se non studi e non capisci la questione tedesca, semplicemente non capisci la storia dell'Europa. Quando la Germania si unifica con quel miracolo che Helmut Kohl è in grado di pilotare, garantendo aiuti finanziari a Mosca, giurando fedeltà compatta all'alleanza atlantica, alla NATO, a Washington, alla Francia e all'Eliseo offre sul piatto la merce più pregiata che ha, che è la sovranità del mar. La Bundesbank protesta
E però quello è lo scambio che consente un balzo storico di questo continente che ci porta fino a qui. Il punto ancora una volta è che le culture politiche si sono talmente disgregate, rarefatte, che non abbiamo oggi l'orizzonte, ed è la ragione per la quale perfettamente ragione Gianfranco Pasquino a ricordarci che quello è il capitolo sul quale dobbiamo riflettere, perché è quella la base di ripartenza di qualunque ragionamento. Una battuta me la concedi sul nostro dibattito sul 68, accolgo la considerazione contro, la controobiezione. Una riforma me la devi concedere, però una riforma è figlia del movimento di quegli anni e della riforma psichiatrica di Basaglia. Senza quel movimento e quella spinta, quella riforma non avrebbe mai visto la luce. Grazie ancora. Faccio io una franca Basaglia, fu senatrice della sinistra indipendente, naturalmente. No, la cosa che sull'Europa vale la pena riflettere, però hai ragione tu, il termine della questione tedesca, e serve per illuminare molte delle cose che dico. Io non sono, purtroppo non conosco abbastanza il tedesco, me la cavo a leggere qualche libro di scienza politica, ma non basterebbe, perché bisognerebbe riprendere in esame tutto quello che succede in Germania dopo il 45. Anch'io vado al cinema e qualche volta mi ricordo dei film che ho visto, che avrei voluto vedere, ma è clamoroso dal punto di vista della interpretazione di quello che succede in quei primi anni il libro e il film di Rossellini, Germania anno zero, cioè è cruciale per comprendere la Germania. E poi si può andare avanti, ci sono dei film, la ragazza, credo Rosemary, che era la corruzione delle élite economiche tedesche, c'è tutta una storia che può essere ripercorsa lì. Beh, la Germania è cruciale per qualsiasi tipo di riflessione ulteriore. Cioè, mi sono anche posto il problema, ma non è più, come si dice in inglese, in my lifetime, di scrivere un libro sulle culture politiche europee. Cioè di andare a vedere, scrivere un profilo ideologico dell'Europa post 1945. Ci sono degli spunti in qua e là di un grande storico morto, ebreo, non so bene neanche come dire, romeno di nascita, alla fine sostanzialmente inglese, Tony Judd. Si può utilizzare qualcosa, ma non basta. E gli altri dibattiti sono dibattiti che non voglio più seguire. Il dibattito fra Sartre e Aron, il ruolo di Camus, cioè queste cose antichissime che sono anche interessanti, ma che davvero sono esauste. Però il punto che rifletto, non so se lo dico, probabilmente sì, che non ci sono più i grandi intellettuali europei che riflettono a loro volta sull'Europa. Aron lo ha fatto. L'ultimo che vi ricordo è un giovinetto, perché se non mi sbaglio del 1929, e sì. Quindi ma non ci sono più, c'erano gli ultimi che hanno scritto davvero sull'Europa erano tre grandi intellettuali: François Furet, storico, Ralph Dahrendorf, sociologo, e Bronislav Geremek, polacco, ebreo e a sua volta uno storico del Medioevo, della povertà, fra le varie altre cose. Dopo di loro non ci sono più libri di questa importanza, e questo rende complicato anche riflettere sull'Europa. Però un appunto anch'io, una piccola controreplica. Dopo l'euro c'è una grande operazione, si chiama Next Generation EU. Ma sì, il punto è, io torno sull'attualità stretta, perché poi confesso che alla fine purtroppo invidio molto anche la cultura di Gianfranco Pasquino, e in parte la sua testimonianza, perché tante cose io le ignoro, lo confesso, anche se sono un professore di scienza politica non sono capace così tanto di andare a fondo su quello che lui racconta di certe fasi della storia italiana. Quindi torno all'oggi, scusatemi, ma io continuo a pensare che qualcosa però deve venire fuori. E poi avete citato la Germania, e io quando studio i partiti tedeschi vedo qualcos'altro lì, però. Cioè, non dico che stiamo parlando ancora di, non sono più partiti di un tempo, però io ci vedo sperimentazioni, ci vedo qualcosa d'altro. Comunque sia, Merkel è una che vuole dare un suo taglio al partito, crea una sua, gli dà una linea, dà al partito una linea,
poi anche contestata, contestabile, lo sposta a sinistra, cioè, però io ci vedo dei progetti, ci vedo comunque delle idee in movimento. Io sono una studiosa di leadership, cioè lì si sperimentano leadership collettive, si sperimentano modalità diverse organizzative, cioè io in Italia vedo, non so, molta, molta staticità, ecco. Poi è perché non c'è cultura politica. Io sono d'accordo, è vero che la cultura politica potrebbe anche non essere necessaria per costruire il consenso, l'abbiamo visto, ma la cultura politica però è necessaria per fare politica, e questo io sono d'accordissimo, però secondo me appunto questa è la situazione, cioè è lì che si deve lavorare, poi non so come, lascio a chi lo deve fare, non è un compito mio. La Germania è un luogo cruciale. Leggevo, non so se ieri o oggi, come al solito sul Corriere della Sera, che annunciava con grande enfasi che ci sarà un ministro degli esteri verde. Allora, se siete vissuti come me in questo mondo, in questi anni, Joschka Fischer era un verde, era il capo, a posto di 68, era un capo del 68, capo del Partito dei Verdi, che diventa ministro degli esteri nella fase Schröder 1998-2005, quindi di nuovo un grande giornale deve controllare queste cose, non può consentire che si scrivano queste cose, però questo è il punto. Altrove, in precedenti discussioni, non mi hanno tanto criticato per il 68 o per Berlusconi, ma perché non tengo abbastanza conto della cultura politica ambientalista. Questa è una critica che sono costretto ad accettare, non ne so abbastanza, però nel caso italiano naturalmente la cultura politica ambientalista è di una frammentazione estrema. Certo, possiamo dire Antonio Cederna, possiamo trovare alcune cose, ma non c'è. E la cultura politica ambientalista tedesca, che è importante, i verdi tedeschi sono i più importanti verdi nelle democrazie contemporanee, hanno svolto un ruolo molto significativo. Anche qui varrebbe la pena di riflettere su questo. Lo stesso Habermas, che pure non è molto incline a dare voti positivi in qua e in là, riconosce che la cultura politica dei verdi in Germania è stata molto importante, è molto importante. Se la Annalena Baerbock non avesse commesso un paio di errori, forse sarebbe lei la cancelliera e i verdi sarebbero andati molto meglio alle elezioni. Grazie a tutti, grazie professore. Libertà inutile. Ho criticato su. No.